Ci siamo. Siamo anche in diretta Facebook, vediamo quanto dura. Saluto quelli che sono connessi su Facebook. Poi, allora, dico subito, quelli che sono connessi su Facebook, potete anche fare delle domande scrivendo nella chat e cercheremo di seguirle, grazie. Passo la parola ad Alessandro Moro. Eccoci, buonasera a tutti. E allora stasera, come avete già visto, siamo qui per presentare il libro di Simona Liprandi, Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia. E già il titolo è abbastanza chiaro, sappiamo di che cosa andiamo a parlare. Io dico solo due parole prima di passare la parola a Simone. Devo dire che non conoscevo Simone, l'ho conosciuto quando mi è stato chiesto di presentare questo libro, quindi me lo sono letto e devo dire che l'ho trovato interessante, perché cos'è che poi alla fine rende un libro interessante? Secondo me una delle caratteristiche è il fatto di potersi ritrovare in qualche modo, no? Di trovare un qualcosa che ci parli di noi, di qualcosa che è successo, o ci insegni qualcosa di nuovo o ci faccia comunque riflettere, pensare a quello che ci è accaduto e magari trovare dei punti d'incontro e vedere anche una visione diversa delle cose. Ma prima di entrare nello specifico del libro, io voglio proprio chiedere a Simone, dato che lui è un avvocato specializzato in diritto d'autore, quindi io lì per lì, quando mi hanno detto questo, ho detto: ma cosa ci fa un avvocato diritto d'autore a scrivere un libro di questo tipo? Mi è sembrato un po' strano e quindi voglio proprio chiedere a lui perché gli è venuto in mente di scrivere questo libro, cos'è che gli ha fatto capire che poteva essere un'idea degna di attenzione e come ha deciso di svilupparla. Innanzitutto anche gli avvocati hanno un'anima, cosa che può sembrare strana. In realtà io, chi mi conosce fuori dalle situazioni legali sa che ho un background da creativo un po' più a 360 gradi, perché prima avevo anche una seconda vita da musicista prima di mettermi a scrivere libri e diciamo in generale di promotore di iniziative culturali. Comunque, come sono arrivato a questo libro è un po' la noia di scrivere sempre di diritto d'autore, che benché sia la mia materia che amo e che mi, come dire, mi porta anche lavoro e quindi anche un certo seguito sui social che mi fa piacere, però insomma sempre sono arrivato alla undicesima, dodicesima pubblicazione, più quelle curate sul diritto d'autore era un po', cominciavo a essere un disco incantato, come si usa dire. Allora troviamo un tema che sia, diciamo, un pubblico mainstream generalista, e l'ho pescato il tema dalle mie esperienze degli ultimi anni, cioè la vita di coppia di una persona adulta o che pensa di essere tale e che si scontra con la costruzione i tentativi della costruzione di una relazione di coppia ipoteticamente duratura o addirittura definitiva, chissà. E in questi anni mi sono trovato, uno, a scontrarmi con le complessità delle relazioni di coppia che poi danno un po' il titolo al libro, e due, a leggere, approfondire, a confrontarmi con persone, con colleghi, con gente anche che appunto che di lavoro si occupa di assistenza, di psicologia, sociologi, ricerca. Io vengo da un dottorato di ricerca, no? Ho poi colleghi che si occupa anche dell'aspetto sociale, umano. E quindi ho incrociato persone che hanno un background diverso da quello strettamente legale, per fortuna, perché questo mi ha arricchito. Però tra l'altro mi sembra che anche tu abbia un background legale e poi sì. Quindi alla fine sei diventata giornalista successivamente, vabbè. E quindi niente, questa esigenza anche un po' di mettere nero su bianco una serie di riflessioni che mi stavano un po' detto tra virgolette, un po' ossessionando, nel senso che la riflessione è qualcosa di buono se ti arricchisce, ti libera. Se diventa avvitarsi e rimuginare continuamente su alcuni concetti, dopo ti autoimbottigli, no? In situazioni di stress che ti autoinduce. Allora metterlo nero su bianco, scriverlo, fissarlo sulla carta, nella mia testa sembrava poteva avere anche una funzione terapeutica. Poi in realtà non è che, almeno per adesso, non ha ancora avuto questi frutti, però vedremo come andrà. Ho risposto, allora sì. Perfetto.
scusate, volevo dire che giustamente io mi sono preoccupata di presentare Simone, non mi sono presentata io, anche se la maggior parte di voi mi conoscono. Sono una giornalista, lavoro nel settimanale di Vedonna, Cairo Editore, e però, come diceva Simone, ho un passato legale, tra virgolette, perché ho studiato giurisprudenza. A proposito di cose da ricordare, prima ho detto il titolo del libro, non ho menzionato l'editore, che è Le Edizioni, ed è qui con noi stasera, e vi ricordo che se avete piacere di acquistare il libro c'è anche il link per voi. Detto questo, ripartiamo, andrei proprio al nocciolo del libro, vale a dire una metafora che Simone ha usato, molto efficace secondo me, che è quella del castello e della radura, e vorrei che ci spiegasse che cos'è il castello e che cos'è la radura e come ha pensato di utilizzare questi termini per rendere bene l'idea della costruzione di una relazione. Allora, la metafora diciamo non è pienamente una mia invenzione, viene usata, l'ho sentita, l'ho letto in qualche articolo ibrido tra la psicologia e lo zen, la cultura zen. Ma non usavano proprio le parole castello radura, usavano, che ne so, la sì, esatto, qualcosa di simile, la steppa e la tua casa di provenienza. Cioè, possono essere tante le declinazioni, però castello radura mi suona, anche a livello proprio cronaca della radura, mi piaceva proprio per una questione fonetica, no? Radura, potevo usare foresta, potevo usare bosco, ma radura aveva un suo suono particolare. E poi, come dire, così si poteva ambientarla in un contesto medievale, castello, cortigiani, castellani, padroni castelli. E cosa voglio rappresentare? Rappresenta la vita nel castello, rappresenta quelle che io chiamo pseudo-relazioni, cioè relazioni di cui hai il pieno controllo. E quindi, essendo nel castello, ovviamente tu sei il padrone del castello, sei il castellano, e tutte le persone che ruotano attorno a te sono in realtà cortigiani, quindi continuano a corteggiarti anche nella vita di tutti i giorni. E quindi sì, si stabilisce una relazione, che però è una pseudo relazione, perché non c'è un reale confronto, in quanto queste persone non sono considerate dei tuoi pari, ma sono appunto delle persone al tuo seguito. Per trovare dei tuoi pari devi necessariamente uscire dal castello e farti un po' di strada, come spiego in un paragrafo del primo capitolo, un po' di strada, perché non basta uscire nelle campagne, nelle steppe appena attorno al castello, perché quelle sono già, diciamo, perlustrate dalle guardie del castello, quindi sono comunque sicure, non ci sono pericoli. La radura vera, i sentieri della radura sono quelli in cui ti senti in pericolo, in cui ti senti disorientato, non sai dove stai andando, il tuo castello è lontano. E niente, lì è nata la metafora del fatto che se vuoi trovare dei tuoi pari con cui fare un pezzo di strada insieme ed eventualmente poi successivamente costruire un nuovo castello, devi per forza andare nella radura e metterti in gioco. Quindi la radura è il luogo del mettersi in discussione, del mettersi in gioco, del essere disorientati, ma allo stesso tempo conoscere i tuoi pari che ti possono dare qualcosa, ti possono arricchire molto di più di quanto ti possa arricchire un cortigiano che ovviamente per ottenere dei favori da parte del castellano farebbe di tutto, e quindi non sai mai quanto sia autentico la sua voglia di stare con te, di confrontarsi con te. Infatti il tema centrale è quello delle relazioni autentiche, lo ripeto più volte, no? Certo. Quindi questa è un po' la metafora, se qualcuno non l'ha capito può alzare la mano e dire me la spieghi meglio, no, veramente, perché questa è un po' la chiave. Ok, quindi è arrivata. Anzi, nel frattempo ciascuno di voi può pensare se si ritiene più un tipo da castello o un tipo da radura, e magari poi ce lo potete anche dire, così ne parliamo insieme. Ecco. E a proposito della paura della radura, eccetera, c'è anche un'altra cosa, almeno noi donne tendiamo comunque ancora oggi un po' a credere, no? Che è quella del principe azzurro. Il fatto che siamo lì, che pensiamo che ci sarà una persona che è la persona giusta, quella che verrà a salvarci, siamo lì in attesa e aspettiamo che arrivi, perché così finalmente risolveremo tutti i nostri problemi e saremo finalmente felici e contenti. Ma com'è la storia invece? C'è questo principe azzurro? Allora, nella fiaba, sì, esatto, sono io, donna. Tra l'altro noto che ci sono due persone che stanno seguendo la trasmissione, che sono Andrea Rossetti e Albina Perri.
per dirti la perversione, la perversione che persone che sono sedute lì a 3 metri circa di distanza stanno seguendo la diretta Facebook, consumando della banda, tra l'altro. Bene, bene, ottimo. Vabbè, allora, battute a parte, il principe azzurro è colui che, sempre rimanendo una metafora, non trovi nella radura, ma è lui che esce dalla radura e viene a salvarti dal castello, viene a trovarti lui nel castello, e quindi già non funziona, perché vuol dire che tu sei rimasta la bella addormentata nel tuo castello e quindi speri che lui venga a salvarti, ma poi lo vuoi far rimanere nel tuo castello alle tue condizioni, alle tue condizioni, alle tue regole, quindi tu rimani la padrona del castello, e quindi è un modello che non funziona, secondo me. Poi ripeto, c'è gente che, quando abbiamo fatto la presentazione settimana scorsa, abbiamo fatto una presentazione in diretta a Facebook con Mauro Caldera, un altro amico giornalista, e qualcuno mi ha scritto: no, ma io sono una da castello. Legittima come scelta, per me non funziona, però può essere che qualcuno preferisca questa scelta, però appunto non hai la certezza che questa persona sia un tuo pari con cui puoi costruire qualcosa, è semplicemente una persona che si è prestata a superare il ponte levatoio, le guardie, entrare nel castello e poi stare un po' alle tue condizioni. Invece, se la principessina facesse lo sforzo di uscire dal castello, vestirsi con un mantello, imboccare il cavallo, prendere il cavallo e imboccare il sentiero verso la radura, allora lì capirebbe che bisogna un po' anche fare un atto di umiltà. Nella radura devi essere umile, perché tutti hanno fame, tutti hanno paura, certo, ci sono i lupi, bisogna aiutarsi l'uno con l'altro, non si sa dove si sta andando, quindi è ovvio che nella radura è più facile trovare i propri pari. Poi, come spiego nel primo capitolo, in realtà i pari che trovi, poi nella maggior parte dei casi scopri che a loro volta sono dei padroni di castello, che a loro volta erano usciti dal loro castello un po' prima di te, semplicemente, e quindi magari sono loro i principi perché avevano un castello. Però certo che se tu speri che loro vengano a salvarti in quella metafora, in quell'immaginario che è molto fiabesco, molto adolescenziale, allora è un po' troppo, ecco, chiedi un po' troppo. Perché l'ideale comunque alla fine è che sì, si va nella radura per costruire insieme un castello, però per costruire un castello ci vogliono degli ingredienti, insomma, ciascuno di noi deve essere ben disposto, e l'essere ben disposto non basta, perché ci sono tanti meccanismi, no, che entrano in gioco e che possono minare la realizzazione di un castello, e anche talora si riesca a costruirlo, non è detto che rimanga in piedi. Perché non è detto che rimanga in piedi? Quali sono le insidie più comuni? Per esempio, me ne viene in mente una: la fretta, no? La poca pazienza. Molti di noi spesso, quando incontrano qualcuno, diciamocelo chiaro, che pensiamo: ah, questo però potrebbe andare bene per noi, ci facciamo subito il film, il castello tra virgolette mentale, e andiamo dritte, no? Ale ale, ora succede così, cos'ha. E però bruciamo le tappe, no? Non è un po' questo il rischio? E quindi succede? Bruciamo le tappe oppure chiediamo delle conferme quando non ce n'è bisogno. Questo è un capitolo, è un paragrafo che io ho tirato fuori perché mi è successo in una fase di costruzione di un castello che poteva avere tutte le buone fondamenta. No, quando il muro non è ancora asciugato, quindi i mattoni sono ancora freschi, dare una spallata e dire: ah, hai visto che non ha tenuto? È un po' stupida come mossa, no? Perché dire: caspita, grazie che non ha tenuto, l'abbiamo appena costruito, c'è bisogno del suo tempo, ha bisogno del suo tempo il muro per consolidarsi. Però questo è un atteggiamento un po' adolescenziale, che purtroppo c'è sia dal lato maschile che femminile, ovvero la necessità di avere una conferma immediata, quantomeno molto prematura, della solidità del castello, delle mura del castello che stiamo costruendo, con il rischio di ottenere un effetto, l'effetto opposto, che ovviamente un'altra persona che era in totale buona fede si trova messo alla prova inutilmente e quindi in un certo senso non rispettato. No, aveva dato tanto, aveva fatto tanto per costruire questo castello, e poi dice: ah, grazie, tu dai una spallata e mi rovini tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Però questo è un meccanismo abbastanza frequente e figlio dell'insicurezza. Poi ci sono quelle che io descrivo nel secondo capitolo, tutta una serie di possiamo chiamarli condizionamenti automatici della nostra psiche,
che non ci permettono di riconoscere l'autenticità di una relazione, per cui ogni tanto ci autoimbottigliamo in situazioni, oppure sabotiamo i bias, quelli che io chiamo l'effetto di salame sugli occhi, cioè avere davanti delle situazioni che palesemente non funzionano ma intestardirsi per farle funzionare, o viceversa non saper riconoscere situazioni meritevoli e su cui sarebbe il caso di investire, perché appunto siamo disorientati, distratti da altre cose. E poi scusa, a volte anche perché idealizziamo. E l'idealizzare è proprio, da un lato è un amico, un nostro amico, ma dall'altro è un nostro nemico più spesso, no? Perché noi che facciamo? Idealizziamo qualcuno nel bene e nel male. Spiega perché nel bene e nel male. No, allora, nel bene, perché allora, quello che spiego lì è che in realtà dicono tanti autori, è che l'idealizzazione è un ingrediente necessario delle relazioni, perché senza l'idealizzazione non c'è quell'energia che ci permette di investire, di avviare una relazione. L'idealizzazione è quella, il fatto che questa persona che abbiamo incontrato sia la migliore in assoluto che potevamo incontrare, che in realtà non è vero, però in quel momento noi lo pensiamo, quel pensiero è ciò che ci fa scattare l'energia e l'investimento. Senza quello difficilmente ci butteremmo, soprattutto in età adulta, quando uno impara anche a star bene da solo, ci butteremmo in una relazione. Quindi da un lato l'idealizzazione è un ingrediente necessario, dall'altro ci fa prendere dei grandi granchi, no? Ci fa prendere degli abbagli mostruosi, per cui ogni tanto, no, uno dei capitoli che è stato, dei paragrafi che è stato più apprezzato nel libro è quello dell'effetto di salame, degli occhiali al salame, no? Cioè occhiali con la fetta di salame incorporata, per cui tutti i tuoi amici, le tue amiche ti dicono: ma guarda che quello lì è un coglione, guarda che quella lì è una stronza, no? Non va bene. Non si può dire, però non ci sono minori, guarda che non va bene, oppure semplicemente non un coglione, una stronza, ma semplicemente quella persona lì non va bene per te. È palese, è evidente, non, come fai a non rendertene conto? Ma tu non te ne vuoi rendere conto, non è che non te ne rendi conto, è diverso. E lì è un casino, perché? Perché a volte non facciamo altro che ripercorrere un copione che ci è stato insegnato da bambini. No, questo gli psicologi lo insegnano bene, io cito Hollis e altri autori molto, molto, molto più autorevoli di me, che non sono uno psicologo, però tendenzialmente nelle relazioni di coppia noi replichiamo un modello che ci è stato trasmesso, che ci è stato trasmesso in età infantile dal rapporto tra i nostri genitori o tra noi e nostra madre o nostro padre. Quindi sradicare questa cosa che si è formata nei primi 4, 5 anni, 6 anni della nostra vita è un casino, cioè è difficilissimo, o probabilmente non ce ne rendiamo nemmeno conto. E quindi queste sono le difficoltà che poi ho spiegato nel capitolo 2, che poi fanno sabotare, ci fanno autosabotare le relazioni. Volevo leggervi proprio poche righe in cui a me è capitato di riconoscermi, per fortuna, in passato, ora lo posso dire, no? E riguardano i condizionamenti familiari, perché comunque noi possiamo essere animati alle migliori intenzioni, però anche il modo in cui siamo cresciuti, la famiglia da cui proveniamo, un certo, insomma, un certo condizionamento ce lo danno. Quindi Simone a un certo punto dice così: chi proviene da una famiglia in cui il matrimonio e la prole sono un valore centrale tenderà a sentirsi addosso questa aspettativa, anche se lui o lei non ha alcuna vocazione in quel senso. Ma allora, quando ti sposi? Ah, ma quindi non sei diventata mamma? Come mai un bel ragazzo come te o una bella ragazza come te è ancora single? Sentirsi continuamente porre queste domande da parenti e amici è indubbiamente fastidioso. Io non so se a voi è capitato, a me è capitato un sacco di volte. Alcuni riescono a fornire risposte di circostanza e poi procedere per la loro strada senza lasciarsi intaccare. Altri invece vengono messi in crisi e si sentono svalutati a disagio. Ma anche quando queste domande non ci sono, che cosa può succedere? Può succedere che sono proprio le stesse circostanze a farci pensare a questo, no? Tipo, tutti i miei amici si stanno sposando, quindi io mi sento sbagliato perché sono l'unico che non si è sposato. Tutte le mie amiche sono diventate mamme, quindi io mi sento incompleta perché sono l'unica che non ha ancora un figlio. Ecco, questo per rendervi l'idea di un brevissimo passaggio del libro in cui penso che ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, possa essersi riconosciuto. Vedo che parlate tra di voi, ci volete dire qualcosa? No. Allora, se volete dirlo, prendete il microfono. Volentieri. E assumetevi una responsabilità. Tipo, una situazione classica è quando si va in matrimonio.
Qualcuno, qualcuno per caso è andato a un matrimonio di recente e ti mettono al tavolo dei single, no? O anche mamme che sono arrivate lì con i bambini da sole? Da sole. Ah, già lì è indicativo. Fare le già quello è indicativo. No, però sì, questo perché? Perché il presupposto del libro è che comunque l'uomo, l'essere umano, è un animale sociale, quindi anche se ci atteggiamo da eremiti, da autonomi emotivamente, intellettualmente, comunque siamo condizionati più o meno da ciò che ci circonda, fra cui anche questi giudizi, ma a volte sono anche innocui, no? La zia che ti dice, ah ma allora, quando è che ci presenti questa fidanzatina? E tu dici, zia, non rompere le palle. Però succede perché quando arrivi ad una certa età ci si aspetta, cioè la media si aspetta che tu faccia certe cose. Il problema è come è calibrata questa media. Adesso qua i miei colleghi sociologi, non so, al dottorato avrebbero da dire, no? Cioè, su come si possa definire in un contesto, in un momento storico come quello di oggi, in cui si è spostato tutto in avanti, in cui ormai la vita da single è, come dire, anche accettata, senza, una volta era brutto segno, no? Su una singola diventavi zitello, oppure c'era c'è qualcosa che non va, quel fiol lì sono, l'è un po' strano, no? Qua milanesi capiamo tutti. Però adesso invece ognuno si può fare la vita che vuole, però comunque anche in un mondo super evoluto, super aperto, senti un po' addosso questa aspettativa da parte dei familiari, no? Io nel libro racconto la storia di due fratelli che uno viene trasferito all'estero e va in un paese in cui, tipo la Svezia, in cui normalmente a 25 anni ci si sposa, si fa figli, e lui a 30 anni si sente fuori tempo e gli comincia a venire l'ansia. Suo fratello addirittura, che è più grande, a 33 anni, è rimasto a Milano, non gli passa nemmeno per la testa l'idea di, a Milano dove ormai insomma l'età si è spostata molto in avanti, per l'uomo diventa addirittura oltre i 40, no? L'età di mettere su famiglia. E quindi questo per dire come l'ambiente in cui siamo calati può condizionarci anche dal punto di vista individuale, anche dal punto di vista psicologico. Oh, saluto tutte le... Ah, guarda, ho visto gente connessa. Bene. Anche Nicola Cavalli sta guardando la trasmissione. Gente, ok, no, saluto Arianna, Elena, Saverio che stanno guardando, quelli che invece non sono qui e quindi stanno veramente guardando la trasmissione. Se volete fare domande fatelo, scrivete nella chat e poi le riporto. Uno degli ingredienti fondamentali di cui parla Simone nel libro per costruire una relazione, insomma, che sia degna di questo nome, è l'empatia. E se non c'è l'empatia, come si può fare? Si può fare in qualche altro modo? Cos'è l'empatia? L'empatia, si spiega in due parole, è il non fare all'altro ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Cioè, possiamo usare un concetto evangelico, ma che in realtà sta in tutte le culture buddiste, cioè anche molto molto più antiche. Però ci sono persone che non ce la fanno, cioè ci sono persone che non riescono a mettersi, no? L'empatia è il cercare e riuscire a mettersi nei panni dell'altra persona e quindi prevenire un po' le sue sensazioni, percepire un po' le sue sensazioni e ovviamente quindi non creargli situazioni di disagio. Vi assicuro che ci sono persone che, pur avendo uno slancio verso le relazioni, non hanno questa capacità di capire quanto un loro atteggiamento possa essere fastidioso, dannoso, diciamo poco opportuno da parte dell'altra persona. E quindi in mancanza di empatia una relazione viene messa indubbiamente alla prova, quindi non si può andare tanto lontano, perché non posso spiegare, no, al mio partner, alla mia partner continuamente perché sto male, perché sto bene. A un certo punto dovrebbe capirlo lei, lui. Spiegarlo continuamente no, però forse una volta sì, perché io ho visto che spesso noi che cosa facciamo? Pretendiamo a volte che l'altro ci capisca e basta. Che va benissimo ed è bellissimo quando succede, però se non succede forse una parolina gliela possiamo anche dire, no? Perlomeno la prima volta, poi se continua, oh. Allora, anche questo è scritto nel libro, cioè l'altro elemento chiave è la comunicazione, certo. Certo, cioè
Empatia e comunicazione non si escludono vicendevolmente, quindi ci deve essere empatia, ma nello stesso tempo ci deve essere comunicazione. Fare il gioco del silenzio perché certo, così ti metto alla prova, cioè, torniamo a quello che dicevamo prima, no? Io faccio il gioco del silenzio perché così tu ti devi sbattere e capire perché sono in silenzio, no? Tipica cosa, che cos'hai amore? Niente, con quel tono di voce che agghiacciante, per cui tu dici cacchio, sono un uomo morto. Ecco, questo non è proprio un atteggiamento maturo. Nello stesso tempo, però, dover ogni volta spiegare all'altra persona come mi sento, come mi trovo, cosa sto sentendo in questo momento, forse è un campanello d'allarme che questa relazione, in questa relazione manca qualcosa di fondamentale. Certo, i famosi campanelli d'allarme di cui abbiamo parlato anche poco fa, no? Gli occhiali al salame, le cose che ci fanno capire che c'è qualcosa che non va, ma preferiamo voltarci dall'altra parte. Comunque, la prima cosa che ci attira di una persona, senza dubbio, è l'attrazione. L'attrazione fisica è quella che si riconosce facilmente e sì, ci può creare qualche problema nel caso in cui ci piace una persona che questa non ci ricambia, però bene o male, se l'attrazione è reciproca, intanto si può partire. C'è però anche un altro tipo di attrazione che in realtà ci può giocare un brutto scherzo, che è l'attrazione emotiva. Che cos'è e perché ci può giocare un brutto scherzo? Allora, questa è altra cosa che ho imparato leggendo libri di psicologia e confrontandomi con persone. Cioè, l'attrazione in realtà è in due direzioni. Cioè, noi attiriamo persone, abbiamo una calamita per un certo tipo di persone che a volte non sono proprio quelle giuste. Io sono, ammetto di potermi mettere dentro in questa categoria. E qui ho già sentito bocciare, no? Con questa cosa. Chissà come mai. Eh no, perché siamo attratti da persone che possono più o meno essere giusti, ma purtroppo poi attraiamo persone che possono essere molto sbagliate. E l'attrazione, io ne parlo di queste due forme, cioè l'attrazione fisica, quella puramente carnale, sessuale, che è legata. Ci sono degli studi, delle ricerche che ho citato interessanti, è molto antropologica, basata. Legata a quando noi eravamo ancora delle scimmie, no? Dei primati, quindi ci scegliamo sulla base dei segnali ancora olfattivi, tattili, e su quelle attrazioni lì possiamo farsi poco, nel senso ci sono quelle persone, se si dice in termini, ci fa sangue, no? Ci attira quella persona per il, c'ha i capelli in un certo modo, cammina in un certo modo, ha un odore di un, io l'ho imparato in tarda età questa cosa, cioè dell'attrazione basata sui cinque sensi, quindi anche tatto, olfatto e non solo vista e udito. Cioè una persona che ha un, che ti attrae esteticamente, ma poi ha un tono di voce che ti infastidisce, che ti disturba, no? Ok, oppure viceversa. E quindi questa è un'attrazione che, su cui possiamo farci poco, perché è legata a delle corde che sono molto 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 radicate nel passato. L'altra invece è più legata a un aspetto emotivo, a come ci siamo evoluti e trasformati nella nostra crescita emotiva, e lì se non ci siamo evoluti molto bene abbiamo questo rischio di calamita per personaggi poco, non dico poco raccomandabili, poco adatti a renderci felici, ecco, poco adatti a farci costruire una relazione felice e sana. Sempre. Ma c'è qualcuno? Oh, c'è una domanda al pubblico. Non è una domanda, è una cosa. Dilla nel microfono, se no. No, perché tu prima hai detto che si incontrano le persone sbagliate, si scelgono le persone sbagliate. Ma non è che non c'è niente di sbagliato. Cioè le persone arrivano al momento giusto, perché in quel momento è giusto che una persona incontri quella persona e facciano un percorso insieme. Non so, perché sì, altrimenti... la conosco questa tua teoria. Niente, la volevo condividere anche con voi, perché non secondo me non esiste nulla di sbagliato. Nel momento in cui c'è un'attrazione, c'è una condivisione, un'interazione, vuol dire che quella cosa lì. No, lei dice che magari in quel momento, se tu sei attratto ancora da quel tipo di persona, è perché tu in quel momento hai bisogno ancora di quello. Sei ancora lì. Sei evoluto, esatto, sono dei segnali per farti capire che sei ancora indietro o avanti. Sì, esatto. Cioè, nel senso. Ma forse perché la nostra natura ha bisogno di quella roba lì. È solo che, appunto, come c'è scritto in questo libro, purtroppo viviamo in una società dove ci sono determinati valori, principi
E quindi c'è questo combattimento interiore contro il tutto, contro appunto la società. E invece la tua natura è quella, e si avvicina a quella roba lì. Basta, volevo solo dire questa, no, ma allora, questa affermazione sul discorso dello sbagliato. Sì, certo. Ma, allora, la tua teoria la conosco, è un po' fatalista. Parliamo di questa roba. No, è un po' fatalista, io non ci credo, nel senso che è un po' troppo fatalista. Io nel fatto non ci credo. Credo più nel fatto che uno se lo crei il suo fatto, il suo destino. Però vabbè, ok. Sì, sì. Diciamo che le persone arrivano forse, cioè, più che perché abbiamo bisogno di quella persona, ma perché ci stanno dando un segnale. Cioè, come diceva lei, se arriva una persona che ci piace, ci attira, ma sappiamo che è sbagliata, ma comunque ci accorgiamo che ci attira, lei dice, probabilmente ci sta dicendo che non abbiamo ancora risolto questa cosa qua di noi stessi. E questo è già un po' diverso da quello che dici tu, che invece c'è bisogno che quella persona arrivi. A volte rompono le palle, cioè potrebbero anche non arrivare. Ma è vero, io non dico questo, anzi credo che uno deve avere la consapevolezza di capire che se poi con quella determinata persona siamo attratti, abbiamo bisogno comunque di condividere con lei anche qualcosa che comunque con lui magari non ci fa star bene o non va bene, è perché quella cosa lì ci piace, ne abbiamo bisogno. Io sto dicendo proprio l'esatto contrario, la mia è molto più concreta e molto più terrena come discorso. Non è assolutamente fatalista. Va bene, ok, ci nulla penso. Nulla per caso. No, nulla, allora nulla succede per caso, non arriva per caso, non c'è dubbio. C'è la causalità, c'è la... Ma allora, che nulla arrivi per caso, sono d'accordo. È che se ciò che arriva arriva perché noi l'abbiamo in un certo senso attirato, secondo per dei nostri atteggiamenti, per delle nostre corde particolarmente delicate e come dire e attiranti e calamitose, allora non... Beh, tu hai fatto un cocktail, hai detto noi siamo, discendiamo, sì, sì, sono queste e due forme, sentiamo tutti odori, sensazioni, le cinque sensi, poi però ci fai anche un discorso emotivo, facciamo un cocktail è due cose, certo, infatti è un casino. Cioè, viene fuori un casino allucinante, perché spesso queste due forme di attrazione non si parlano, non vanno d'accordo, perché da un lato tu sei attratto da un punto di vista di a volte di fenotipo, no? Ti piace che ne so, la donna alta, bionda, tipo teutonico, oppure chi è attratto dall'uomo mediterraneo. Quindi quello è dal punto di vista dell'attrazione antropologica, quella che abbiamo chiamato più ancestrale. Però poi dal punto di vista emotivo devi guardare le singole persone e vedere queste come si incastrano con la tua personalità e come riescono a entrare in empatia, in collegamento e connessione emotiva con te. Non è facile, devi avere anche una buona dose di culo, che non è poco, componente che non va sottovalutato. Beh, ma può anche essere che facendo un pezzo di strada poi ci si renda conto che magari con quella persona non vale la pena costruire il nostro castello, no? Però può valer lo stesso la pena fare un pezzo di strada, perché magari ci può insegnare qualcosa. Anche se Simone è più della scuola che dell'esperienza, segna e non insegna. Ora mi spiega perché, magari anche voi ci dite la vostra, che può essere carina. No, c'è un paragrafo. C'è un paragrafo del libro che si intitola L'esperienza segna, non insegna ma segna. Perché, scusa, ti ho tolto un segno importante. No, ho già fatto. No, perché secondo la mia esperienza il campo delle relazioni è uno di quelli in cui l'esperienza a volte non ti aiuta. Non dico che non serva a nulla, serve sicuramente a capire meglio, però non ti risolve il problema. Mentre in altri campi, lavorativo, studio, dopo un po' una cosa la impari e dici cacchio, adesso su questa cosa qua non mi frega nessuno, nel campo delle relazioni non ci sarà mai un momento in cui arrivi a dire cacchio, su questa cosa qua non mi frega nessuno. Perché? Perché ogni relazione pone delle questioni nuove che tu non ti eri mai posto prima, perché sei tu che sei diverso,
cioè non solo la persona è che hai incontrato è diversa, non solo la situazione in cui ti sei calato è diversa, la relazione è diversa, ma sei tu che sei diverso perché stai evolvendo in campo relazionale emotivo. Mentre nell'ambito, secondo me, lavorativo, tecnico, intellettuale, arriva un punto in cui cominci a essere te stesso e l'edificio è costruito e lavori solo sulle finiture, ma quindi l'esperienza che ti sei fatto ti serve per gestire, avere il controllo della situazione. Nel campo delle relazioni, secondo me, no, sicuramente è utile a non cadere ad esempio in altri tranelli, in autoinganni, ok, però non ti salva totalmente. Perché? Perché potresti essere messo alla prova da questioni nuove che prima non ti eri mai posto, e credo che fate così con la testa più o meno, credo sia così. Un altro tema che ci riguarda tutti molto da vicino è l'amore ai tempi dei social. Tutti più o meno ce li abbiamo, sia dai vari siti di incontri, sia i social, dove comunque ci scambiamo l'amicizia con le persone, no? Appena conosciute, è il primo passo per entrare in comunicazione con qualcuno che in qualche modo ha attirato la nostra attenzione. Cosa cambia tra la vita vera e i social? Secondo te complicano le relazioni? O meglio, da un certo punto di vista sembra che le semplifichino, però in realtà poi a guardar bene non è proprio così. Sì, il paragrafo più lungo del libro è quello dedicato alle relazioni sui social. Questo è colpa del mio dottorato in società dell'informazione, che mi ha dato un po' più di argomenti da tirar fuori, no? E secondo me le relazioni che nascono dai social partono che c'è? Arriviamo sempre al quasi, sì, esatto, arriviamo sempre lì al dottorato. No, il discorso qual è? Che innanzitutto le relazioni sui social, perché non possono essere relazioni da radura, quindi autentiche? Perché hai il controllo, finché sono sui social ovviamente, poi se evolvono diventano relazioni autentiche, vere, nel mondo reale, ok. Ma finché il canale di comunicazione principale è quello del social, della chat, tu hai sempre quel tastino magico che si chiama blocca, che nella vita reale non hai, e quindi ti dà quella forma di controllo che non si addice alla vita da radura. La radura non ti permette di avere il controllo, perché tutti siamo sulla stessa barca, siamo sui sentieri della radura, abbiamo paura, siamo disorientati, siamo incasinati, siamo spaventati dalla non conoscenza dell'altro. Avere il tastino che può spegnere questo problema ci dà un potere fortissimo, ma dall'altro lato non ci fa vivere la relazione in senso autentico come dovrebbe essere. E in più, vabbè, c'è poi tutta una spiegazione nel libro, citando il libro La psicologia di internet di Patricia Wallace, curato dai nostri colleghi del dottorato nella versione italiana, in cui sostanzialmente queste app tipo Tinder, Mythic, Bumble e simili innescano un meccanismo da catalogo, no? Per cui tu scorri, mi piace, non mi piace, brutta, vecchia, giovane, vecchia, vecchia, no, non mi piace, troppo alta, troppo bassa. Non è, la radura non è questa roba qua, cioè non può basarsi su questo scorrere le applicazioni. Poi è comodo, assolutamente, cioè se uno sta cercando quella roba lì, queste applicazioni sono fighissime. Mythic ha un algoritmo potentissimo, fatto da psicologi super competenti nel campo delle relazioni, e riesce a darti veramente una previsione di quelli che possono essere gli interessi comuni, i tratti di personalità comune. Ma non basta, perché poi se tu incontri questa persona e il suo tono di voce ti sta sulle palle, il suo odore non lo sopporti o quantomeno non ti piace, manca tutto quel pezzo là di cui abbiamo parlato prima. Quindi l'algoritmo, mentre funziona, gli algoritmi dei social funzionano benissimo quando devi fare pubblicità mirata su Facebook o messaggio politico attraverso Google, benissimo fino a un certo punto, però vabbè, sono performanti, diciamo. Su questo campo si perdono tutto un pezzo che per fortuna l'uomo ci ha messo 10.000 anni a sviluppare, da quando è stato scimmia a quando è diventato uomo, forse di più, 40.000 anni, e che non puoi buttar via in 5 anni, in 10 anni di algoritmo.
E questa è la parte più noiosa, visto che si sono distratti. Appena parlato di algoritmo, l'attenzione si è abbassata. Si può anche non citare l'algoritmo per parlare di questo. L'unico che è l'informatico. E poi c'è il famoso tic-tac, che è l'orologio biologico. Però la cosa interessante nel libro di Simone è che l'orologio biologico non è solo quello delle donne, oddio, 35 anni, o faccio un figlio ora, o non lo faccio mai più. Ci sono altri orologi biologici che riguardano, per esempio, anche gli uomini, e che possono essere anche controproducenti. Ce li racconti? Ah, no, è quello che dicevamo prima, cioè siamo calati in un contesto in cui la società, la famiglia, si aspetta delle cose da noi in un certo momento, e quindi anche l'uomo subisce questa cosa. E ovviamente quello della donna è legato a un aspetto biologico di procreazione, per cui purtroppo, che piaccia o meno, c'è un momento in cui non si può più. L'uomo è diverso, può in teoria anche dopo andare a avere figli anche fino a 90 anni teoricamente, però poi in concreto diventa comunque difficile, perché mancano le energie, mancano le situazioni, oppure si creano delle situazioni che sono più da film comico, no? Vedi queste coppie di... perché uno pensa di poter andare all'infinito tanto tempo. Eh sì, perché poi l'effetto collaterale è che la sindrome di Peter Pan, che già è abbastanza diffusa di suo, con questa sensazione del tanto io sono maschio e quindi posso fare fin quando voglio, estende l'effetto, estende l'adolescenza maschile fino ai 54-55 anni, no? Mediamente. E quindi anche lì forse non possiamo chiamarlo biologico nel senso più etimologico del termine, però crea comunque un problema. E poi in realtà l'uomo subisce indirettamente quello della donna, perché se tu sei con una partner che è in quell'età lì in cui le parte questo ticchettio nell'orecchio, tu che sei il partner che magari hai un po' meno l'ansia addosso, questa ansia qua te la senti addosso comunque di riflesso, perché la tua donna inizia a mettertela addosso, e ho amici che non ne sono usciti bene da questa situazione, per cui o si sono trovati a diventare padre un po' contro la loro volontà, oppure viceversa a dover interrompere una relazione perché c'era questa pressione. Io questa pressione l'ho sentita con una mia fidanzatina quando io avevo 21 anni, 22, lei ne aveva 19, che mi sembra un po' prestino oggettivamente, eppure ce l'aveva lei sta mossa, no? E quindi io all'epoca ho fatto il fugone, mi sono defilato, perché all'epoca a 22 anni la cosa migliore che puoi fare è la fuga. Se questa cosa ti succede a 35-36 magari ci pensi un po' di più, è diverso. E poi vabbè, ci sono un sacco di storie che Simone racconta che sono anche divertenti, se non fosse che sono vere, sono serie, quindi insomma qualcuno chi le ha vissute non sarà certamente contento di questo, ecco. E, per esempio, a me ha colpito quella, anche se non riguardava direttamente una relazione tra uomo e donna, ma una relazione di amicizia, ma comunque un modo che poi si riflette, no, anche sugli altri, è quella del PC e della borsa del PC, no? No? Grazie. Sei tu? Grazie per la domanda. No, ovviamente, no, ovviamente non sono io, no? Non è neanche una di queste storie mia. Ma sì, questa storia racconta di una persona che, un mio amico o amica, perché io ho fatto dei giochi in versione maschile e femminile per... Ecco, questo lo dico, ho cercato di rendere le storie con un artificio narrativo il più equilibrate possibile dal punto di vista del genere, onde evitare che si pensi che gli stronzi sono solo uomini o solo donne. No, è vero. E invece so che ci sono molti libri che sono scritti da donne per dire che gli uomini sono stronzi, o sono scritti da uomini per dire che le donne sono mignotte. Ecco, questo è un atteggiamento secondo me molto molto limitante. Io ho cercato di tenere le storie in modo molto abbastanza equilibrato e centrato, in modo tale da spiegare che il tema della paura delle relazioni, della non voglia di entrare nella radura è neutro rispetto al genere, ok? Questa è la storia di una persona che era ossessionata dalla forma, addirittura da spendere 3.000 euro quasi per una borsa da computer in cui si infilava dentro un computer da 300 euro che non funzionava ovviamente, per poi venire da me a lamentarsi ogni volta che Sky non riesco a navigare su internet,
e dicono sì, magari la prossima volta se compri un computer da 1000 o da 800 e una borsa da 1500 che è comunque buona, uguale, vedrai che ottieni entrambi i risultati e sei felice. Però queste persone cosa ti rispondono? Vabbè, ma poi la gente in giro vede la borsa, non vede quello che c'è dentro. E questa è la... ridi, ma sai quante persone ci sono? Anche qua a Milano. Questo era un mio amico di Napoli, della Napoli bene, ma anche qua... E questo ti dimostra di... Perché racconto questa storia? Che in realtà sembra che con le relazioni abbia poco a che fare. Perché? Perché una persona che ha questo tipo di impostazione mentale, di valori, poi è ovvio che si incarta nelle relazioni perché perde il senso di quello che vale, di ciò che vale, di ciò che bisogna veramente cercare una relazione. Perché se tu devi guardare, se tutto quello che conta è quello che gli altri vedono di te o di quello che fa parte di te, è ovvio che la relazione diventa anche quella un modo per ostentare. E il tuo partner diventa non un partner, non un viandante incontrato, un tuo pari incontrato nella radura, ma un tuo cortigiano che deve accompagnarti e far vedere, quindi se sai, ho il cortigiano vestito bene e quindi anche lui è un modo, no, come la borsa, ho il mio partner a far vedere quanto è fico. E quella relazione lì dove può andare? Infatti questa persona con la relazione aveva un sacco di problemi e non riusciva a spiegarselo, non veniva da me a dirmi come amico, ma sai, però cacchio, mi hai presentato quella lì, però poi è sparita. E dice, cacchio, certo che è sparita, è una mia amica, una persona con un certo cervello, appena ti ha visto fare questi ragionamenti è fuggita, ovviamente. E mi è capitato di incontrare, ahimè, anche donne che erano così. Questa è la storia di un mio amico, di un uomo, ma succede. E che fai? Niente, l'unico modo lì è la fuga, credo, temo. Che dite, vi va di condividere con noi qualche vostra esperienza o commentare alcune delle storie che abbiamo detto? Avete qualcosa da raccontarci? Ci farebbe piacere. Sappiate che siete in diretta a Facebook. Ecco, non me lo dovevi dire perché così adesso non lo farà nessuno. No, ma intanto siete anonime, se state lì dietro non vi vede, quindi nessuno riconosce la voce. Cominciare tu. Parlate solo in presenza del vostro avvocato. Uno l'abbiamo, altri? Due? No, veramente, nient'altro? Oppure siete semplicemente un po' stanchi e volete mangiare? A parte che vedo che state già un po'... Te la faccio io una domanda. Prego. Oh, bellissimo, grazie. Vuoi venire al microfono a dirla? No. Se vuoi rimanere anonimo, basta che parli nel microfono. Allora, la mia domanda è abbastanza facile. L'empatia, ne hai parlato prima. Aspetta. La domanda che credo ognuno di noi si ponga nell'ambito di un rapporto è: quanto una persona, il partner, è poco empatico, o quanto ha capito ma fa finta di non capire? Oh, bellissimo. Quanto e quanto, perché è sempre un po' e un po'. Quanto e quanto? No, non lo so. Io ho avuto una volta, chiaramente nelle mie relazioni, quelle importanti degli ultimi anni, chiaramente la sensazione di una persona che non riusciva a capire, che proprio non ce la faceva, perché era, poi quando l'ho vista calata nella sua realtà familiare ho capito come il linguaggio emotivi mancavano nella famiglia e quindi c'era proprio un'incapacità di capire, trasmettere, interpretare i sentimenti. Quindi questo è esattamente quello che gli psicologi chiamano analfabetismo emotivo, che è una versione patologica della mancanza di empatia. Quindi questo è l'eccesso, un eccesso. Poi ci sono casi in cui uno non è sordo ma fa finta di non sentire, assolutamente legittimo, è assolutamente, come dire, reale, cioè succede, però non ti so dire, ecco, io dalla mia esperienza qualche volta mi è capitato di trovarmi nella situazione dell'empatia, della mancanza di empatia indotta o parziale. Questo ho capito ma facciamo finta di non capire per una questione di diplomazia, e in questa volta invece, in questa situazione invece, palesemente avere conferma di una persona che non ce la fa a capire, lì veramente non c'è altro che, perché spiegare, non so se l'ha detto qualche scrittrice, spiegare la sensibilità è impossibile. C'era una frase di qualche poetessa, ma anche le barzellette, cioè, no, è vero, cioè, nel momento in cui devi spiegare la barzelletta hai ucciso la barzelletta. Quindi se uno non ha riso vuol dire che basta,
È andata. Quando la donna ti dice non mi fermai i regali, fammi un regalo. Ecco, quella persona lì faceva. Quella persona lì diceva esattamente fai queste frasi. E poi mi mandava il catalogo con i regali. Ecco. Per dirti. Quindi. Sì. Ottimo. Altri. Vuole farla, ma è timida. Allora falla tu, fattela dire nell'orecchio. Prego. No, non ce l'hai, l'ha detto prima. Prego, dica. Brava, c'è stata. Amichevole. Allora, tu dici che nel libro, diciamo, affronti le dinamiche relazionali in modo neutro, no? Quindi senza cerchi di... Però quello che vedo, io comunque rientro in una fascia di età che secondo me va, come dire, è quella che racconti nel libro, quello che realizzo è che molto spesso le donne della mia età dicono ma gli uomini non si vogliono impegnare. Gli uomini della nostra fascia di età, tra i 35, 34 e 40 anni, sono gli eterni Peter Pan, sono... C'è un problema, come dire, effettivamente... reale in questo senso, oppure sono delle autoconvenzioni che noi ci siamo fatti anche a giustificazione del fatto che probabilmente siamo noi stesse le prime a non volersi impegnare? Interessante. No, allora, ti dico, la mia esperienza è che io sono circondato da amici adesso, i miei amici storici, quelli di Lodi, io sono originario di Lodi, ma anche quelli del giro di Pavia, i colleghi così, che sono più o meno coetanei della fascia che hai detto, tra i 35 e i 40, 42, e li vedo tutti impegnati, felicemente. Adesso sono nella fase dell'idillio perché stanno facendo figli, si sono sposati da poco, quindi adesso sembra che sia tutto perfetto. Poi magari fra 3 anni questi qua sono in tribunale, non lo sappiamo, eh. Però per adesso io vedo in realtà, ciao e grazie, io vedo in realtà persone che si sono, uomini che si sono impegnati, assolutamente. Una cosa che dicevo ad Alessandra prima, anche con un tono un po' di polemica da uomo, è che uno dei commenti che ho ricevuto in queste prime 2 settimane, forse neanche 10 giorni in cui il libro è in giro, è questo, ovvero è commento al libro da parte di donne che mi dicono: ah caspita, hai scritto un libro che mi ha fatto riflettere, non pensavo che un uomo sarebbe stato in grado di scrivere certe riflessioni così profonde. Che da un lato è un complimento a me, da un lato sembra un po', come dire, solito discorso che gli uomini sono dei superficiali del cacchio e quindi tu sei una mosca bianca perché riesci a fare queste riflessioni. Io sinceramente mi trovo tutti i giorni con amici al telefono, in giro davanti a una birra, a parlare di queste cose, e vedo profondità e vedo comprensione e vedo empatia su questi argomenti, uomini quanto donne, quanto al contrario vedo anche donne di una superficialità, l'abbiamo già detto prima, di una superficialità estrema, di una stronzaggine estrema, che quando vi mettete voi a fare le stronze siete bravissime, io non saprei mai raggiungere quel livello. Vabbè, no, battute a parte, però per dire che io non la vedo questa mancanza da parte di un unico dei due emisferi. Poi magari voi, adesso qua abbiamo un pubblico 80% femminile, dite sì caro, sapessi cosa ne abbiamo viste, di cosa possiamo raccontarti. Io vi dico, tutta la cerchia di miei amici, conoscenti, colleghi di lavoro, vedo delle situazioni di impegno a pagamento, difficoltà, ma di difficoltà superate con una certa maturità. Io mi sarei anche impegnato in queste ultime situazioni, in questi ultimi 3 anni, e poi non sono io che mi sono sabotato. Posso ecco. Dare una risposta anch'io? Sì, prego. Allora, io presento sempre un sacco di amici e un sacco di amiche, chi mi conosce lo sa, e spesso parlo con le donne, spesso parlo con gli uomini, quindi ho la versione vera dell'uomo e la versione vera della donna. Allora, proprio questo weekend 2 miei amici hanno litigato, li ho presentati io, il mio avvocato, no, tu, una coppia, diciamo. Sì. E una ragazza giovane, una mia amica del lago, no? Li ho presentati. E lei mi dice: non si prende impegno, non si. Era partito in quarta, poi si è tirato dietro. E lei dice: gli uomini sono Peter Pan, gli uomini sono poco seri, eccetera. Lui mi tocca col gomito, figurativamente, ovviamente, e mi dice: ma a me non me ne frega nulla. Cioè, riallacciandomi al discorso che hai fatto tu prima, siccome l'età, per esempio, lui è del lago, è venuto a abitare a Milano, è in carriera, è
è un bell'uomo, eccetera, eccetera, molto spesso mi dicono: il tuo amico non ha capito, il tuo amico non vuol prendere l'impegno. E il mio amico dice: ma io, e ritorniamo al mio discorso empatia, faccio lo gnorri, faccio finta di essere immaturo, faccio finta di, ma in realtà non è la donna magari giusta per me, non glielo dico e faccio il furbetto. Quindi delle volte sappiate che l'uomo è, ecco, no, non l'avrebbero mai detto. Questa mia amica non mi ha detto: il tuo amico fa il furbo, ma ha detto: il tuo amico è ancora ritornato, era separato, no? E quindi dice: vuol rimanere un giovincello, è ritornato demente. Non è che è ritornato demente, togliete il coltello, vuole il coltello dai cavoli, per favore. Quindi non ha trovato la donna che lui dice: sì, con questa mi impegno, perché ogni tanto me lo dice, mi impegno, poi dopo un po' mi dice: no, con questa qua la tiro scema. Quindi delle volte l'uomo magari avrebbe anche il proposito, quando si accorge non è quella giusta, fa furbetto e ci marcia. No, no, rimane pastura. Beh, quindi allunga il brodo, c'è il castello. Sì, diciamo così. Grazie, scusa. Allora, niente. La tecnologia ci dice che siamo a 55 minuti che stiamo parlando, quindi se siete stanchi capisco. Se volete, ci sono 3-4 persone connesse. Ricordo che se volete fare domande potete fare domande anche voi collegati da casa, se no, se ci sono altri interventi li raccogliamo volentieri. Tanto scusa, mi dai il digital lob, perché visto che giusto per fare uno spot, la copertina mi piace un sacco, al prossimo giro voglio questa grafica. No, perché Nicola, le edizioni hanno pubblicato di recente anche questo. E questo parla proprio, faccio vedere anche ai social e anche qua, parla proprio delle relazioni costruite attraverso la rete, sui social, da parte di 3 autori che si occupano di questo argomento. Quindi sicuramente interessante, la copertina è bellissima perché è la rappresentazione di Romeo e Giulietta sul balcone che twitta, cioè che si parlano attraverso la chat, che è bellissimo, che è un po' come appunto siamo qui e c'è qualcuno che segue la diretta Facebook all'interno della stessa stanza. Ma prima eravamo in metropolitana, mia mamma e mio padre, che appartengono alla generazione precedente, mi si guarda e dico: cacchio, ma poi hanno tutti in mano il cellulare, no? È vero, loro che a Milano non vengono così spesso in metropolitana hanno detto: caspita, come è cambiato il mondo nel giro di pochi anni. È vero, io anch'io ammetto, ma perché stavo rispondendo alla gente che mi stava dicendo: stasera ti tiro il pacco, non vengo. Allora stavo insultando personalmente, ma gli altri si stavano ognuno guardando il cellulare. Quindi questo libro adesso me l'ha dato una copia Nicola, non ho ancora avuto modo, però sicuramente interessante. E niente, poi ci sono, per quelli che invece seguono l'altro mio lato, quello giuridico legato al mondo del copyright, mercoledì prossimo, il 27, presentazione, me lo dai, scusa, quello di Carlo Piano. Presentazione del libro, non l'ho scritto io ho scritto solamente la postfazione di Carlo Piana, che però è un amico, come? Faccio le postfazioni. Allora, quando uno fa la postfazione vuol dire che si è ormai elevato, ok? No, il libro di Carlo Piana sull'open source, software libero e altre libertà, un argomento molto tecnico, però se volete venire è sempre un aperitivo, una situazione tipo questa, però all'Open in Viale Montenero. È un co-working molto innovativo, molto, molto trendy, sempre intorno alle 19.30 di mercoledì 27. Vediamo se sono arrivate domande da casa. Beh, non abbiamo avvertito, no, però. Cosa? Sarebbe stata la diretta. No, fa niente, però qualcuno si è connesso, li ho salutati, è stato sempre. Ma poi rimane, il bello della diretta è che rimane, della diretta Facebook, che poi rimane. Quindi chiudiamo, veramente non volete dire più nulla? Ricordiamo, prego, il libro di Simone, Cronache dalla Radura, l'edizione è qui accanto. Se avete piacere di averne una copia, in cambio avrete un free drink. Così facciamo una bevuta tutti insieme. Grazie, grazie, grazie mille, grazie anche a voi che siete connessi da casa.